Oggi comincia una rivoluzione mite della sinistra italiana. Io non l'ho detta a nessuno, ma questa piattaforma, io vorrei darle un nome, non so se adesso farò arrabbiare tutti quanti, la vorrei chiamare Resistenza. Ecco perché lo slogan fondamentale di questa campagna elettorale è l'Italia è il mio partito. Quindi voglio ricordare a queste famiglie che possono votare tutti alle primarie. E quegli errori io voglio correggerli e voglio riportarli a casa, come voglio riportare a casa Enrico Rossi e Roberto Speranza. Io so che loro tenevano molto la mia presenza nel nuovo partito. Lo dico chiaramente. Ci ho anche pensato per 24 ore. Qualcuno mi ha voluto far passare per uno ambiguo. Sono un uomo equilibrato, sono un uomo che non ha mai preso decisioni avventate, sono un uomo appassionato, qualche volta accalorato. Ho sentito mia madre ieri dire che mi ha dovuto calmare tutta la vita. Questo è vero. Ancora oggi sento parlare di una cosa che dal punto di vista epistemologico, adopero questo termine, la dedico a Orlando, questo termine, perché Orlando spesso sostiene che io sia populista e anche un po' ignorante in quanto terrone. Bene, no, non è esattamente così. Diritti civili. Noi dobbiamo realizzare velocemente la legge sullo ius soli, la legge contro l'omofobia, dobbiamo introdurre il reato di tortura, abbiamo anche bisogno di una legge sul fine vita. Vota l'altro, sarebbe disposto? Ma Orlando l'ha chiamata stamattina. Allora, le dico chiaramente, vuole una consulenza giudiziaria o... Come vuole. Sì, però lei capisce bene che siccome in questi giorni nessuno di noi riesce a staccarsi da Consip, è diventata la centrale non solo degli acquisti, ma la centrale di tutto il paese. Io vorrei, ecco, se, ma glielo sto chiedendo veramente, però una preghiera del candidato, un desiderio oggi lo posso esprimere. Io vorrei esprimere il desiderio, non mi parlate di Consip. È finita l'epoca della rottamazione, che è una parola che non mi è mai piaciuta, comincia l'epoca della ricostruzione dell'amicizia e dell'armonia. L'Italia deve ritornare a essere armonia ed amicizia, basta rottamazione. Io non me ne vado fino a che non fate tutte le fotografie e non vi fate male. Ha detto che comunque non lascerà la regione. No, non lascio la regione. Ragazzi, adesso però andate tutti a casa e non vi fate male.